Professore, c'è l'Open Day all'Università quest'oggi ad Alessandria in vista della ripresa delle lezioni in questa nuova struttura organizzativa. Innanzitutto, quale quindi la nuova proposta formativa per l'Università del Piemonte Orientale? E la proposta formativa di quest'anno, l'offerta formativa di quest'anno è esattamente identica a quella dell'anno scorso, sia per quanto riguarda i corsi della facoltà di giurisprudenza, sia per quanto riguarda i corsi della facoltà di scienze politiche. Le novità di quest'anno riguardano alcuni contenuti innovativi, per esempio per quanto riguarda giurisprudenza abbiamo tenuto un corso introduttivo al diritto per le matricole che ha avuto molto successo e le ha aiutato ad orientarsi. Più in generale, come nuovo servizio che offriamo agli studenti, è un'attività di tutorato sin dall'inizio, cioè da quando praticamente mettono piede nell'università, è estesa per tutti gli anni. Abbiamo potenziato poi ulteriormente l'attività legata ai seminari e alla didattica integrata anche con esperti che provengono dal mondo delle professioni, delle imprese, del mondo forense per quanto riguarda giurisprudenza. Quindi un'offerta sempre molto ricca che ci posiziona nel panorama nazionale tra i posti migliori per quanto riguarda la valutazione della didattica. E da quanto si rileva dai dati delle preiscrizioni o comunque dei primi arrivi, bacino di provenienza degli studenti? Ancora abbiamo dati molto parziali perché questa è la fase in cui cominciano le iscrizioni. Anche qui c'è una conferma, il bacino di utenza è prevalentemente quello della provincia di Alessandria, con una significativa presenza delle province prevalentemente di Asti e Vercelli. C'è anche una componente che riguarda la provincia di Novara, quindi direi prevalentemente il territorio dell'Università del Piemonte Orientale esteso anche ad Asti e una piccola parte della provincia di Cuneo. Sono previsti test d'ingresso per l'accesso? No, non ci sono test, non sono previsti test d'ingresso per l'accesso per nessun corso, tutte le iscrizioni sono libere su ciascun corso, l'unico test di accesso riguarda gli studenti stranieri che devono fare appunto la prova di italiano e anche in quel caso abbiamo, tra le componenti degli studenti abbiamo studenti stranieri anche extracomunitari che sono venuti a iscriversi. Infine, professore, cosa dire alle matricole che avviano il percorso universitario affrontando il grande salto dalla scuola? Qual è il consiglio per loro? Di affrontarlo con la massima serenità possibile e anche con un pizzico di coraggio. Mi rendo conto delle difficoltà a cui va incontro un ragazzo oggi nel dover scegliere una facoltà, un corso di laurea. L'importante è capire che quello che si fa non è mai una scelta irreversibile, però bisogna farlo in maniera convinta e, dicevo, coraggiosa, nel senso che occorre pensare a tutto questo come una sorta di finestra che ci apre un mondo nuovo all'interno del quale ogni ragazzo può trovare poi il proprio percorso formativo.